tre fasi, sono andati instaurando un nuovo tipo di trasformismo misurabile negli effetti di leggi elettorali sostanzialmente equivalenti al suffragio censitorio degli albori dello Stato moderno. Questo è il significato delle leggi degli ultimi elettorali degli ultimi vent'anni. Vale a dire, all'ombra di un europeismo restauratore e ignorando la specifica analisi del fascismo storico e della storia d'Italia nostra, nonché facendo base sul revisionismo storiografico in cui si annida anche quello teorico, si è giunti a legittimare il revascismo teorico e politico della cultura di una destra variegata che, unita dalla ideologia della borghesia d'impresa, punta a riproporre i premoderni valori gerarchici e il potere assoluto della proprietà nell'impresa e quindi il primato del privato e dell'economia. Nell'intento, disvelato da tempo e poi anche dagli ultimi interventi di D'Albergo, di coniugare autoritarismo sociale dell'impresa e autoritarismo politico delle istituzioni, tangibile e ben visibile in questi giorni in cui non casualmente è stata avviata in contemporanea la revisione costituzionale e contemporaneamente la revisione dello Statuto dei lavoratori con l'abrogazione dell'articolo 18 per andare, lo diciamo anticipatamente e lo diciamo anche con le parole di Salvatore già di 10 anni fa, abrogare l'articolo 18 e revisionare lo Statuto dei lavoratori per andare verso una seconda carta del lavoro, tipo quella del 1927. Questo è l'obiettivo vero. Nell'incoscienza o meno storica, storiografica, teorica della politica, rispetto a ciò che è già accaduto nel nostro paese, nonché del fatto che l'autoritario dominio del potere dall'alto del governo sul Parlamento e quindi sulla società e le forme liberali di democrazia solo formale, già una volta in Italia si sono dimostrate storicamente inidonee a contenere i conflitti connaturati alla complessità sociale e quindi a prevenire un nuovo debordo verso il totalitarismo, che è sempre capace di sfruttare e di presentarsi come soluzione delle condizioni connaturate all'antisociale dominio privato dell'economia di impresa. Fase dopo fase, fino alle revisioni e abrogazioni di qui sopra, si perviene finanche a proporre leggi elettorali che dimenticano la storia reale del nostro paese, le quali rivelano come si voglia artatamente dimenticare che nel 1923 fu abolito il suffragio popolare proporzionale e che grazie al premio di maggioranza assegnato alla lista, come oggi propone il PD, pur non essendo minoranza, pur essendo una semplice minoranza nel paese, il fascismo risultò la prima forza politica in Parlamento, perché ottenne un grande premio essendo la minoranza più forte. E si instaurò così in Parlamento la maggioranza assoluta di un solo partito, da cui prese avvio un regime di dominio del governo sul Parlamento, detto appunto regime di governo del capo. Il fascismo è storicamente definito regime di governo del capo, dux. Anche alla luce di questo si comprende la gravità della perdita irreparabile di cui parla Cremaschi rispetto ad Albergo, di quel tipo di impegno critico e sommamente antiaccademico, come ha giustamente scritto Catone, lucido proprio perché non specialistico, ma bensì organico e libero, che Salvatore D'Albergo ha testimoniato fino all'ultimo giorno. Egli non solo era dentro alla tematizzazione di tali questioni, ma era sempre il più lucido e pronto ad intervenire tempestivamente, illuminando anche in anticipo con analisi uniche e organiche di tipo marxista le caratteristiche stesse di una crisi, andando alla radice,
una crisi che, come lui ha denunciato, non riguarda tanto il contrasto tra razionalizzazione e democrazia, ma investe direttamente la cultura democratica in generale e quella giuridico-istituzionale, con tutti i valori e principi che dopo la caduta dei regimi nazifascisti ha portato ad edificare una nuova democrazia sostanziale e non più soltanto politico-formale, quale quella liberale, quella invece di tipo economico, sociale, politico della nostra Repubblica sancita dalla Costituzione. Quindi l'opposto di una democrazia puramente formale, una democrazia che vale sia nella sua natura formale che nella sua natura di sostanziale, ovvero capace di rimuovere gli ostacoli economici o sociali che impediscono l'uguaglianza e quello che per legge giuridica divina e formale si dice ognuno è uguale davanti alla legge, che poi in realtà non è così perché sono diverse le forme e il potere economico di ciascuno. Quindi diciamo che questa crisi della cultura democratica in generale, di quella giuridica istituzionale in particolare, oggi è in realtà dominata da un processo di vera e propria contraffazione di tutto il bagaglio teorico che il marxismo ha ampiamente dimostrato essere mistificatorio con riferimento alle questioni che vengono celate dietro la formula del cosiddetto Stato di diritto come a politica e presunta forma dello Stato moderno. Cioè di uno Stato moderno, cosiddetto di diritto, che in realtà nega i diritti dei molti col potere gerarchico di Stato e di imprese finalizzato a sostenere e favorire il potere di pochi sui tanti e sui tutti. Ecco, D'Albergo faceva notare come le conseguenze traumatiche dell'abbandono della teoria marxista si vadano stratificando senza prospettive di recupero, essendo le posizioni rubricate come di sinistra assimilabili a quelle della sinistra borghese della fase precedente il passaggio alla società di massa. Questi pensieri furono espressi da D'Albergo nell'aprile 2003 per il Centro del Lavoratore in rapporto diretto con la prassi in corso durante il contrasto insieme alla CGIL e l'EDS, quando fu avanzata e avanzammo noi stessi la proposta per un forte contrattacco alla strategia antisociale messa in campo in particolare dei referendum radicali. E qui abbiamo a disposizione anche il dossier referendum del Centro dei Lavoratori elaborato proprio in quell'occasione. Quindi un forte contrattacco alla strategia antisociale da sostenere estendendo il diritto al reintegro dei lavoratori licenziati illegittimamente anche nelle piccole imprese, cosa che non fu ascoltata e accolta, e questa mancata estensione oggi offre al verboso estremismo ideologico renziano la strumentale possibilità di dire che l'articolo 18 riguarda pochi e non copre tutti. Sicché, specie per chi non lo ha conosciuto se non per i suoi scritti, si deve anzitutto precisare e capire quanto Salvatore fosse altro da intellettuali, giuristi, eccetera, dei quali anzi denunciava l'ideologia giuridica dominante a cui si ispirano, la quale impedisce di cogliere i connotati del processo del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, allo Stato fascista, occultando le antinomie fra questi rispetto tra loro e rispetto allo Stato democratico. D'Albergo osservava infatti come l'ideologia giuridica dominante appanna sino ad annullare le specifiche forme di evoluzione del diritto positivo e dello Stato entro una concettuologia che dà una valenza storica agli istituti giuridici.
ossia, come volgarmente usiamo dire noi, un'ideologia dogmatica che intende per giuridico solo quanto concepito all'alba della fondazione dello Stato, borghese, liberale ovviamente, rifiutando ogni evoluzione e sviluppo portato dal processo storico successivo. Al punto tale da arretrare in una tale astoricità, in un tale dogmatismo giuridico, quello che è la democrazia economica e sociale della nostra Costituzione, finanche arrivando a definirla e ad arretrarla come democrazia costituzionale, così la chiamano i giuristi, quelli che si rifanno e lo dicono di essere difensori della Costituzione, da Zagrebeschi, da Rodotà, tutti questi che hanno, e che dopo il fallimento alla costituente del Partito d'Azione, che era il partito di Calamandrei, Giustizia e Libertà, oggi invece si chiamano Libertà e Giustizia, però sostengono posizioni che sono vecchie giuridicamente, vecchie, io dico come il CUP, ma che sono parte storicamente determinante dell'ideologia giuridica della borghesia e dello Stato liberale, perché la democrazia costituzionale non è altro che la forma storica tradizionale dello Stato costituzionale borghese, liberale, albertino, tutto quello che volete voi. Quindi, viceversa, rispetto a questi giuristi con cui D'Alberto certo non si faceva tema di scontrarsi, non temeva assolutamente l'ostracismo causato da questo suo essere altro dai soliti intellettuali e giuristi, proprio perché non si considerava innanzitutto tale. Si riteneva organico invece al servizio dei soggetti reali che costituiscono una linea di divisione tra quanti usano la politica e il possesso dei mezzi di produzione culturale come strumenti di gestione degli interessi dei gruppi sociali più ristretti, da quanti viceversa, come rivoluzionari e anzitutto, ma fortunatamente non solo comunisti, concepiscono la politica come movimento e organizzazione di forze sociali miranti a trasformare i rapporti di disuguaglianza che distruggono identità, soggettività ed energie di classe sociale, razze e sesso. Quindi creando contraddizioni anche tra i deboli e gli emarginati, a causa della rinuncia, prima ancora che all'ideologia intesa come sistema di valori, alla teoria intesa come criterio di identificazione dei valori e di demistificazione delle ideologie come false coscienze. Perciò Salvatore non solo agiva, ma pensava da militante, capace di discorrere alla pari con lavoratori e militanti di base, disponibile con chiunque a dare un suo contributo, non solo in campo politico o sociale, ma anche personale, sul piano personale, e impegnato anche a dare, diffondere e socializzare una preparazione culturale e teorica, donde il suo impegno negli organismi di studio e di formazione del Partito del Sindacato. Tant'è che riteneva la chiusura delle scuole, di queste scuole, di partito, di sindacato, di questi luoghi di formazione, l'inizio del declino e infine della perdita dell'autonomia culturale della sinistra, dei comunisti e del sindacato. Dice, gli hanno messo in testa, a partire dal 76, nei partiti di sinistra e nel sindacato di classe, che bisogna saper gestire lo Stato e l'impresa. Nei partiti si è detto ai militanti di imparare a fare le delibere, ovvero trasformando i consiglieri di enti locali e assemblee pubbliche in burocrati, così che non c'è più un amministratore pubblico con il quale oggi si possa parlare di politica. Ai sindacalisti si è detto di imparare a leggere i bilanci d'impresa, affidandosi a studiosi impregnati di cultura d'impresa e di chissà quale connotato, lasciando alle spalle tutto il discorso fatto dal 68 sulla non neutralità della scienza e della cultura come strumento di sostegno del potere. Questo D'Alberto lo disse nel 78 in Quale riforma, pubblicato nell'82 e contenente il suo contributo, intitolato
intitolato Governabilità o trasformazione, Stato delle autonomie e programmazione economica, capitolo Classe operaia e cultura di governo, uno dei libri che ci disse, prima di morire, qualche settimana prima, basta che tu gli mandi le copertine a tutti, e cosa che faremo, vi allegheremo, riferendosi al gruppo di compagni più vicini e comunque a tutti coloro che non avevano vissuto quelle esperienze che ne avevano smarrito la memoria. Nonostante io gli dicessi, ma tutti hanno tutto, fa niente, dice, ma se lo sono dimenticati. Se basta le copertine per far tornare la memoria. Tre lustri più tardi, questo diciamo per dire che un capitoletto intitolato Da braccio e mente di Ingrao al sostenitore di Berlinguer. Tre lustri più tardi rispetto a quella pubblicazione di quel libro, quando iniziarono la pubblicazione dei quaderni del Centro Il Lavoratore, che sono questi qui davanti, col contributo della CGIL Lombardia diretta da Mario Agostinelli, ebbi modo io stesso di documentare che ormai da tempo i corsi sindacali erano tenuti da manager delle imprese private e non gratuitamente, ma con pagamento di parcelle da parte del sindacato. Persino alla Fiat, nonostante fosse l'azienda che non tenne fede nemmeno agli impegni dell'intesa che tradì 35 giorni di lotta operaia, Fion, Fin e Win accettarono che l'azienda con i suoi tecnici, vale a dire gli intellettuali organici dell'impresa, vale a dire quindi soggetti, elaboratori e mediatori delle ideologie e quindi autori principali e fondamentali per la conquista e l'esercizio dell'egemonia culturale da parte di ogni classe sociale, nel caso, in questo caso, dell'egemonia della borghesia padronale. Ebbene, facendo riferimento a questi intellettuali organici di imprese che tenevano i corsi, si accettò che fosse tenuto un corso di formazione per i delegati sindacali intitolato L'impresa nel contesto competitivo. Questo è contenuto, è un capitolo del libro La parabola del sindacato, il legalismo, cultura d'impresa e l'antitesi del potere dal basso, che è il quaderno numero 2 del Lavoratore, che è dedicato ai problemi sociali, uno specificatamente i problemi istituzionali, uno specificatamente i problemi sociali.